L'episodio di oggi si apre con il botto, o meglio, con il boss, Yon, il serpente gigante della villa, creato artificialmente e scientificamente per fare davvero, davvero molto male, ha fatto della villa la sua tana ed è più che intenzionato a difenderla fino alla morte. In teoria, la nostra morte. Qualcosa però ci dice che non andrà come aveva previsto e saremo noi a prevalere. In fondo, dobbiamo vendicare la morte di Richard. Già, ancora e stavolta per l'ultima volta, Richard. Se anche fossimo riusciti a salvargli la vita nei panni di Jill, il poveretto ci avrebbe seguiti fino alla stanza in cui abbiamo incontrato Yon per la prima volta, quella dove abbiamo recuperato la maschera nell'episodio 4, e ci avrebbe fatto da scudo dopo averci aiutato a sconfiggere apparentemente Yon, che, risvegliandosi, praticamente se lo mangia vivo. Onore a te, Richard, verrai ricordato per sempre come colui che doveva morire e basta.
Come potete vedere da queste immagini, il non aver ucciso gli zombie quando ancora eravamo all'inizio del gioco ha fatto sì che la villa sia ora invasa di Crimson Headhunter e chi più ne ha più ne metta. Tuttavia non ci sentiamo di consigliarvi un approccio più aggressivo perché le risorse che avete sono pur sempre limitate e come potete vedere schivare gli zombie una volta che ci avete preso la mano è davvero davvero facile. Se sapete dove andare e quale porta aprire, certo. Oddio, il fuggi-fuggi non premia tutte le volte, specialmente se il nostro avversario è un Hunter Alpha. Che vi avevamo detto ieri, non dategli le spalle. E cosa abbiamo fatto oggi? Gli abbiamo dato le spalle. Ecco, non fatelo mai.
Piccolo inciso su questa cutscene che abbiamo già visto due episodi fa. Per vederla, il trigger vero e proprio non è l'aver salvato Richard, ma l'aver ottenuto la ricetrasmittente che egli ci dà quando lo salviamo. Se riusciste ad ottenerla in altri modi, come abbiamo fatto noi, la cutscene si attiverà comunque, ma in seguito. Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah? You're alive! Stop! Are you with anybody, Jill? No, but why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up!
Come in quasi tutte le cutscene del gioco, anche in questa ci sono delle sottili differenze se il giocatore sta giocando con Chris. Enrico, non come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Umbrella. Enrico! Double crosser. Senza di gameplay e di zone nuove ancora tutte da esplorare, la puntata di oggi si conclude qui. Breve ma intensa. Il tempo vola quando ci si diverte a combattere dei mezzi anfibi mutanti zombie, no? Alla prossima!